Ciao, siamo Vale. Orri. Oggi vi faccio una composta di cipolle rosse a modo mio. Ingredienti per composta di cipolle rosse: 600 g di cipolle di Tropea, un bicchiere di vino rosso, 50 ml di aceto balsamico, 2 cucchiai di olio di oliva extravergine, 120 g di zucchero semolato, 50 g di zucchero di canna, sale, pepe, 2 foglie di alloro e 4 vasetti che ho già sterilizzato. Inizio a preparare la composta. Ho messo 2 cucchiai di olio di oliva extravergine in una pentola con i bordi alti. Ora inizio a tagliare le cipolle che ho sbucciato e lavato. Le tagliamo sottili. Ho finito di tagliare le cipolle. Adesso le mettiamo sulla fiamma. Giriamo un attimo. E devono cuocere a fuoco lento per 10 minuti coperte. Ci vediamo dopo. Sono passati 10 minuti. Aggiungo lo zucchero di canna e alziamo la fiamma e lo facciamo sciogliere. Lo zucchero di canna si è sciolto, ora aggiungo il bicchiere di vino rosso, sempre con la fiamma alta, e lo facciamo sfumare. Il vino è evaporato. Aggiungo l'aceto balsamico, metto lo zucchero granulato, e le 2 foglie di alloro. Sale e pepe. Adesso lo facciamo andare per 30 minuti a fuoco lento. Ci vediamo fra 30 minuti. La composta è pronta, è cotta. La metto nei vasetti ancora bollente, lasciandola giù dalla chiusura 1 cm. Ho riempito i vasetti, ora li chiudiamo e li capovolgiamo. Per farli raffreddare, li avvolgiamo in un canovaccio e li mettiamo in un posto fresco. Devono raffreddare, così sono pronti. Questa composta è adatta per tutti i tipi di formaggi, stagionati e giovani. Questa è la composta di cipolle rosse fatta a modo mio. Buon appetito! Vi è piaciuta la composta di cipolle rosse? Se vi è piaciuta, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!